11 anni con questo schema che prevede appunto questo forum dei giovani. Che cos'è? È semplicemente una discussione tra di loro sui temi che abbiamo trattato durante tutto l'anno scolastico e sono stati temi legati alla globalizzazione, al progetto europeo, ai problemi vari che ci sono che interessano i giovani, la disoccupazione, tanti altri temi che ovviamente non posso elencare tutti, e che comunque sono sempre stati basati sull'attualità. I ragazzi poi sono molto coinvolti da queste informazioni, da questo confronto, anche che poi noi lavoriamo classe per classe, quindi con piccoli gruppi ogni volta, in modo da poter avere proprio anche un riscontro immediato, le domande, i dubbi, e questo aiuta anche proprio al di là di tutto un percorso di crescita e di presa di consapevolezza dei ragazzi. L'Europa è indubbiamente il nostro avvenire, non possiamo non pensare all'Italia al di fuori dell'Europa e non possiamo non pensare a quanto sarebbe importante per non solo gli italiani ma tutti i cittadini europei avere un'Europa forte e soprattutto federale. È un'idea di cui probabilmente non si parla mai abbastanza, si tende spesso a fare politica riferendosi soltanto a entità nazionali e mai a entità sovranazionali in un mondo in cui le problematiche sono sovranazionali, mondiali. Per cui penso che si possa affermare che in questo momento, oggi, la politica italiana, si parla di politica in Italia qui adesso, a Pavia, durante in questo dibattito, non si parla di politica in Parlamento.